siamo in compagnia di Gianluca Lobefalo, QW Capital. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi, Gianluca. Buon pomeriggio a voi. Allora, partiamo naturalmente dai mercati americani. È stato un aprile abbastanza con tantissimi sali scendi. Che cosa è che a tuo avviso condiziona i mercati e soprattutto la performance dei mercati? Poi un'altra cosa che abbiamo osservato molto interessante è la minima reazione dei mercati alle trimestrali. Che cosa significa questo? Che hanno già scontato questi risultati stellari? Esattamente, cioè era molto scontato nel mercato i risultati positivi, stellari di queste società. Ricordiamo che quando parliamo di risultati stellari sia delle trimestrali delle società, ma anche quando parliamo del prodotto interno lordo, soprattutto il prodotto interno lordo in questo caso americano, c'è una componente molto forte di, come si dice, di base effect, cioè quando calcoliamo adesso dell'anno su anno, ovviamente dobbiamo tenere conto che il prima parte di questi ultimi 12 mesi è stato quando c'è stato il pieno inizio, diciamo, delle chiusure economiche a seguito della pandemia. Quindi qualunque dato andiamo a guardare adesso, importantissimo, un segnale di ripresa, va visto in maniera positiva. Però siamo attenti, sia non era giusto considerare i valori trimestrali nel secondo terzo trimestre dell'anno scorso, che tenevano ovviamente conto che il mondo era stato chiuso a seguito di una imprevedibile pandemia, così come dobbiamo stare attenti adesso a essere certamente positivi ma senza euforia per quelli che sono i dati di adesso, perché si fa una valutazione, chiaramente, come giusto che sia, il base effect statistico, però questo rischia di fuorviare, perciò giustamente i mercati avevano già apprezzato questo effetto delle riaperture e che è di nuovo sicuramente positivo, però non dobbiamo esagerare con l'euforia, perché è una semplice caratteristica della base statistica su cui questi calcoli sono stati completati. Volevo capire, visto i dati dell'inflazione, soprattutto quella che considera la Fed una tematica piuttosto importante per Jerome Powell e il suo board, secondo te sono stati leggermente sottovalutati? Allora, diciamo che è importante dire, io non credo che stiamo parlando di spinta inflazionistica transitoria. Io credo che questa spinta inflazionistica, che poi vedremo come si materializzerà, è sicuramente più permanente di quella che abbiamo visto negli ultimi anni. Uno dei dati che per esempio è interessante, di cui ho visto non se ne è parlato tanto, ma secondo me ha una grande rilevanza, è stato proprio evidenziato da Gundlach, che è considerato il nuovo bond king, l'amministratore delegato di Double Line, il più grosso fondo obbligazione al momento. Lui diceva: guardate i prezzi dei trasporti marittimi dall'Asia verso gli Stati Uniti, i cosiddetti freight price, sono raddoppiati perché c'è un eccesso di domanda, chiaramente, per ripristinare le scorte nel mondo occidentale dal commercio asiatico, ma dato che non vi è virtualmente nessun scambio nel senso contrario, le navi sono costrette a tornare vuote. Non mi è mai successo che i prezzi siano raddoppiati in un arco temporale così breve, proprio perché c'è questa strana distorsione in cui il commercio è sempre stato più forte Asia verso America o verso Occidente negli ultimi anni, ma non a 100 verso zero. Quindi, e lui dice, questo al momento è strutturale, non c'è motivo per credere che si interrompa e avrà un effetto meno temporale di quanto si pensa. Quindi chiaramente un banchiere centrale deve stare attento e misurare bene le parole per evitare che si abbiano le reazioni. Già si temeva questa paura del secondo taper tantrum e quindi Powell ha dovuto fare molta attenzione. Io credo che ha fatto bene a buttare acqua sul fuoco nei confronti della paura che si iniziasse a ridurre gli acquisti, quindi un altro taper e quindi taper tantrum. Dall'altra parte però capisco anche il non poter evidenziare la componente non transitoria dell'inflazione dal suo punto di vista, ma dal punto di vista del mercato secondo me è meno transitoria di quanto si creda. Ecco, quindi diciamo che quali erano le tue aspettative? Che lui dovesse dare qualche indicazione per un inizio del tapering, se i dati macro dovessero continuare ad essere così stabili verso fine anno? Allora, è probabilmente esatto. Io ero convinto che non avrebbero fatto nessun riferimento a quest'anno, in questo meeting ad aprile. Vorrei ricordare che il primo taper tantrum fu proprio ad aprile del 2013 con Bernanke, che dopo pochi mesi che aveva iniziato il famoso QE3, che fu quel primo QE infinity, cioè il primo QE senza avere un ammontare di budget iniziale, annunciato agosto 12, iniziato novembre 12, e nell'aprile 13
iniziarono a fare marcia indietro quando videro che ci fu un movimento brutale del mercato, una caduta, mi ricordo, se non ricordo male, intorno al 6% in poche settimane, dovettero poi posticipare il taper. È chiaro che Powell era parte di quell'FOMC, quindi del Federal Open Market Committee, lo ricorda perfettamente, ed ero convinto che non avrebbe mai dato nessun accenno, quantomeno adesso. È più probabile che si farà, e si farà in modo che il mercato lo sconti già, così sarà una non event, un non news tra settembre e dicembre. È necessario questo, perché effettivamente da una parte bisogna scongiurare una reazione eccessiva del mercato per un eventuale inizio di riduzione di questi 120 miliardi al mese di acquisto, però dall'altra parte non è possibile credere che si possa andare avanti con un supporto infinito. Infatti questa settimana è stato interessante come c'è stata un'analisi molto importante di un dipartimento della ECB, che è lo European Systemic Risk Board, che è specificamente dedicato a analisi di rischio sistemico, e ha fatto presente che è necessario, questo riferito all'area euro, ma per l'America ancora più evidente, è necessario iniziare a pensare a quando ridurre i finanziamenti per quelle che sono ormai considerate le società zombie, che quindi assorbono risorse ma non danno origine a nuove linee di produzione. E lo stesso in seno alla Banca Centrale Europea si è iniziato a parlare di questo come un problema che potrebbe originare un rischio sistemico. Quindi in quest'ottica sono convinto che anche la Fed stia facendo queste valutazioni, quindi sicuramente per la fine dell'anno verranno prese delle misure per ridurre o iniziare a parlare di riduzione di supporto a un'economia che sembra ormai avere svoltato rispetto alla pandemia. Assolutamente sì, l'economia americana sicuramente difficilmente paragonabile a qualsiasi altra. Poi naturalmente questa crescita non è che può continuare per sempre, ci sarà un rallentamento ad un certo punto di vista dopo i recuperi, soprattutto legati al calo della pandemia. Volevo capire come bisogna interpretare i nuovi massimi storici del rame, del cosiddetto Dr. Copper, perché di solito indica un ciclo espansivo per quanto concerne appunto la crescita economica. Sì, allora sul copper c'è un'osservazione molto interessante. Il prezzo per la produzione del copper è meno di $6,000, quindi quello che voglio dire, non è cambiato rispetto all'ultimo ciclo, dove al 7,200-8,000 era considerato un livello di vendita perché eravamo molto oltre il costo della produzione. Quindi uno potrebbe domandarsi, ma come mai adesso siamo ben oltre i livelli del precedente massimo e invece non sembra esserci alcun segnale di vendita? Tutt'altro, è perché effettivamente il copper sta è adesso oggetto di una nuova domanda, cioè tutto quello che per esempio il mondo delle macchine elettriche, che ha necessità di quantitativi di rame che prima non erano necessari. Quindi il dottor Copper è sempre considerato il metallo col PhD, si diceva sempre, cioè quello che è più collegato alla crescita macroeconomica. I livelli però adesso di domanda rispetto ad una offerta più o meno stabile e sono molto saliti. C'è stato anche un problema politico in Cile, dove sono state sospese le produzioni, però io credo che sia un qualcosa temporaneo, un qualcosa politico con i sindacati, però il Cile comunque è un grosso produttore di rame. A parte questo, che comunque è un evento unicamente temporaneo, è sicuro che c'è una nuova domanda che nel ciclo precedente non c'era in quanto a rame, e quindi questo porta a un repricing, quindi quelli che erano i livelli potenziali di resistenza adesso possono diventare addirittura di supporto, questo è chiaro. Ecco, questo è un punto piuttosto interessante. Se invece vediamo anche la performance dei listini europei, è stata piuttosto positiva, anche se il FTSE MIB in questo istante cede lo 0,43%, sulla nostra piattaforma dice che nell'ultimo mese ha ceduto quasi il 2%, l'1,84%, però i listini overall, se vogliamo in generale, chiuderanno il mese in rialzo, in particolar modo il DAX e soprattutto il CAC40 di Parigi. Poi non parliamo del FTSE MIB perché è veramente un momento storico, soprattutto dopo la fusione già ufficiale a partire da ieri con Euronext. Volevo chiederti un parere anche sui mercati europei. Innanzitutto, che cosa condiziona la loro performance e la campagna vaccinale, che comunque sta accelerando? Stiamo vedendo numeri record di vaccinazioni in Germania, anche l'Italia, secondo quanto detto dal generale Figliolo, ha raggiunto i propri target di 500.000 vaccinati in un giorno, quindi la situazione dovrebbe migliorare, anche se ci sono anche tantissimi limiti tuttora, come per esempio il
coprifuoco che ha un impatto molto negativo sul settore terziario, ma sui mercati che cosa potremo vedere il prossimo mese a tuo avviso e soprattutto che cosa condiziona di più i movimenti? Allora, prima di tutto, facendo ripartire dal FTSE MIB, non dimentichiamo che abbiamo avuto 3 mesi straordinari, sì. Abbiamo raggiunto quasi il 10%, quindi stiamo parlando, è sempre discorso di guardare questi movimenti in un'ottica non solo assoluta, cioè il mese di aprile, sì, un mese negativo, ma veniamo da 3 mesi fortissimi a double digit, quindi aveva toccato il 10%, quindi francamente ci sono anche dei movimenti di retracement anche naturali. La campagna vaccinale al momento è sicuramente la variabile più importante, più determinante quantomeno nel medio breve periodo, cioè 1 a 3 settimane per giustificare e analizzare, per spiegare la performance di un indice, quindi sicuramente la componente vaccinale e di conseguenza le buone notizie che continuano ad arrivare e che continueranno ad arrivare nei prossimi mesi sull'Europa sono sicuramente una variabile importante. Io continuo a sostenere che una volta superato il discorso pandemico, che grazie ai vaccini, grazie alle nuove cure, speriamo di metterci alle spalle, chiaramente con le dovute attenzioni che è giusto che ognuno segua, il problema sarà non dimenticarci che prima che ci arrivasse questa pandemia l'economia comunque usciva da 10 anni di mercato diciamo bullish e di crescita. Le fasi di rallentamento sono delle fasi anche strutturali necessarie per ripristinare i valori, per riaggiustare, riallocare le risorse nelle zone più produttive a scapito di quelle meno produttive. Non dobbiamo dimenticare che questa pandemia, che è stata terribile, comunque è arrivata in un momento in cui eravamo un po' nella fase finale di un ciclo. Io non credo che questo evento, per quanto terribile, abbia fatto andare indietro le lancette del ciclo economico. Cioè è molto probabile che noi siamo comunque ad una fine di un ciclo. La pandemia è stato un terribile incidente, lo sarebbe stato in qualunque momento fosse arrivato durante il ciclo economico. Però non credo che questo implica che stiamo portando indietro le lancette, che quindi siamo a un inizio di un nuovo ciclo, perché purtroppo una fase di rallentamento non c'è stata. Questo non vuol dire che ci sarà nei prossimi mesi, nel prossimo quarter, però è indubbio che risolto e sperando di mettere al più presto alle spalle tutto quello di negativo che c'è stato della pandemia, dobbiamo rivalutare e l'analisi del debito mette in evidenza che non abbiamo avuto una contrazione economica, un incremento del debito e poi una ripartenza, siamo ancora nella fase quasi finale del precedente ciclo. Ecco, questo era un punto interessante, volevo tornare velocemente verso le commodities, ovvero le materie prime, volevo capire il tuo parere sul gold, sull'oro. A tuo avviso che tipo di percentuale bisogna mettere d'oro naturalmente nei nostri portafogli, giusto per un po' di hedging, anche se ultimamente l'oro non ha proprio il ruolo di hedge? Sì, allora ci sono due problemi. Allora, io sono un grosso, sono estremamente convinto del ruolo di hedging dell'oro e quindi assolutamente sono a favore del fatto che ne venga allocata una parte del portafoglio. Questo dipende dall'avversione al rischio, cioè un investitore molto poco avverso al rischio non penso che investirebbe più del 5-10%, più avverso al rischio si può arrivare anche al 20%. La cosa che bisogna ricordare è che leggevo l'altro giorno un'analisi di vari governatori di banche centrali che quasi sempre sono tutti stati grandi tifosi dell'oro come unica fonte di preservazione di ricchezza e unico vera mezzo di scambio che ha mantenuto il suo valore per 5.000 anni. Poi chiaramente quando si sono trovati molte volte al timone di strutture monetarie sono stati costretti a negarne il valore per poi ritornare a riconoscerne il valore, per esempio Alan Greenspan non appena lasciato il timone della Fed. Ecco, questo che è importante, bisogna riguardare l'oro come uno dei pochi asset nella storia dell'umanità che ha mantenuto il suo valore. Per esempio il dollaro, di cui noi il nostro sistema comunque è centro dollaro e accentrato il dollaro, ha avuto una caduta in valori reali dal 1980-1990 di quasi il 90%. L'oro no, quindi bisogna stare attenti a considerare cosa è l'oro. Uno, se crede che sia un investimento speculativo per avere dei grossi guadagni, non è il caso, ma come preservazione di ricchezza e quindi per, come dicevi giustamente tu, hedge in un portafoglio, e non riesco a pensare a un qualcosa migliore.
Ecco, questo era un'affermazione importante. Guarda, Gianluca, ti chiedo un'ultimissima domanda. Non posso saltare, oggi è il fine del ciclo mensile, però non posso non chiederti un parere sulle criptovalute. Ieri l'Ethereum ha toccato nuovi massimi storici, oggi in calo dello 0,28%, ma questo è niente quando parliamo di criptovalute, quasi non movimento. Il Bitcoin invece in rialzo del 4,82%, oggi prezzo 56 dollari, 56,136 per essere più precisi. Volevo capire che cosa segue per le criptovalute, faranno sempre più parte della nostra vita. Abbiamo visto comunque gli Stati Uniti, la SEC in particolar modo, che ha rallentato la decisione sull'ETF naturalmente, che riguardava il Bitcoin e alcune altre criptovalute. Che cosa segue da ora in avanti? Perché alla fine abbiamo visto il Bitcoin scendere da 64.000, anzi poco più di 64.000, a 50.000 nell'arco di, non so, 2 settimane, quindi questo sicuramente è una volatilità forse un po' esagerata. Sì, stiamo parlando di uno stesso asset che l'anno scorso è passato da 20.000 a quasi 60.000. È molto difficile razionalizzare. Sicura, ci sono due cose. Uno, le criptovalute, soprattutto quelle che sono chiamate le central bank digital currency, che saranno sicuramente parte del sistema monetario futuro. È indubbio, è un bene, permetteranno alle politiche monetarie a toccare quante più persone operatori sul mercato. Adesso l'effetto di una politica monetaria viene trasferito direttamente soltanto agli operatori istituzionali, alle banche. Con la criptovaluta sarà quasi immediato, con la digital currency delle banche centrali, sarà quasi immediato il trasferimento di un cambiamento di politica monetaria a tutti gli operatori. Quindi questo è un bene. Attenzione a non confondere un'innovazione di uno strumento monetario con uno strumento al momento con un asset iperspeculativo. C'è una speculazione che vede questi movimenti di vari punti percentuali al giorno, che non significa che non vedremo in futuro queste criptovalute parte del, ripeto, del sistema monetario. Però non credo che le vedremo in questi regimi di speculazione. Anche i tulipani nel 1600 in Olanda avevano dei movimenti incredibili e la gente vendeva case per acquistare i semi di tulipano. Da un giorno all'altro poi sono tornati a essere dei fiori. Li abbiamo ancora in giro i tulipani e sono stupendi, ma non vediamo dei movimenti di vari punti percentuali di valutazione di movimento al giorno. Questa è la differenza. Ottimo, grazie mille per la precisa analisi. Gianluca Lo Befolo, QW Capital, grazie per essere stato con noi e buon weekend, ci siamo. Grazie a voi, buona giornata.